Partendo ovviamente da questo importante rapporto, perché tra le varie cose, una delle più importanti, di cui meno vanto, non è rappresentata dalle varie attività anche abbastanza innovative fatte per esempio nell'area di Taranto, ma la cosa di cui meno vanto è esattamente la cosa di cui mi vergognai qualche anno fa nella stessa occasione, cioè l'assenza del pallino su Foggia per quanto riguarda i dati del PM10. C'era un missing. Quel missing pesava come un macigno sulla mia coscienza e la mia responsabilità di direttore generale. Poi dopo, la pagina 45, vedete che c'è il pallino finalmente colorato. Perché abbiamo preso una centralina, abbiamo quei soldi della nostra misera agenzia investito, abbiamo collocato nel cortile dell'agenzia nel Dipartimento di Taranto. E perché lo dico? Perché voglio ribadire che in quella città il comune ha speso centinaia di milioni di lire per comprare centraline di qualità dell'aria che non hanno mai funzionato. La provincia ha avuto soldi della regione per fare un'altra rete di centraline di qualità dell'aria che non hanno mai funzionato. Io l'ho denunciato anche alla Procura della Repubblica che non ha mai considerato la cosa. E no, perché oggettivamente questo è un elemento serio. Gli sprechi formidabili che in materia ambientale sono stati fatti dalle amministrazioni pubbliche anche dagli enti di ricerca. Questo è un altro capitolo sulla output in termini di policy che i progetti comunitari hanno prodotto. Non ci sarà mai il convegno, ve lo assicuro, perché nessuno si interessa di questo. Al massimo, nel migliore dei casi, c'è qualche pubblicazione scientifica. E questo è particolarmente rilevante. Nella mia gestione sono stato attento particolarmente ad alcune cose. A sentirmi parte di un sistema, questo ovviamente sostenuto dalla direzione di Ispra, le agenzie meridionali per ovvi motivi devono sentirsi parte di un sistema. E perché proprio le asimmetrie fortissime, ieri un mio collega ha detto che il sistema non si valuta sulla base dell'ultimo del sistema, ma su un livello medio. Non funziona così un sistema. Per definizione viene valutato sulla base dell'ultimo anello del sistema, altrimenti non è un sistema, per definizione proprio lessicale del termine. E questo, quindi gli elementi deboli del sistema hanno ovviamente interesse a sentirsi parte di un sistema che garantisce prestazioni ambientali, un core di prestazioni ambientali omogeneo e qualitativamente decente su tutto il territorio nazionale. Poi magari occorrerà anche sfidare il tabù della definizione regionale delle agenzie per la protezione ambientale, perché oggettivamente non può esserci un'organizzazione necessariamente regionale. In molte realtà occorre pensare all'organizzazione interregionale per poter garantire livelli qualitativamente decenti, però questa ovviamente è una sfida che riguarderà le future generazioni, però spero prossimamente magari, senza attendere troppo. Poi le altre cose sono fondamentali, è il rapporto col mondo della ricerca. Abbiamo fatto proprio nell'area di Taranto alcune esperienze interessanti, innovative, utilizzando quindi il lato positivo dell'innovazione universitaria, quella direttamente volta all'incremento delle prestazioni ambientali, delle funzioni pubbliche che noi rappresentiamo, a meno che finché saranno rappresentate da noi. E il rapporto con le istituzioni sanitarie che mi sembra importante. Nel rapporto è stato giustamente evidenziato l'impatto anche sanitario. Forse è una delle prime volte in cui si comincia ad affrontare, a prendere per le corna questo argomento complicatissimo che riguarda da un lato le percezioni soggettive del rischio delle popolazioni, che in larga misura sono di tipo sanitario, dall'altro lato le difficoltà di relazione tra le istituzioni o anche le politiche, che non sempre vogliono approfondire questa tematica, ma è giusto che si faccia, e mi auguro che sempre più nell'undicesimo rapporto
questa tematica, magari con un'interazione diretta con le istituzioni sanitarie, porti a capitoli dedicati alla valutazione dell'impatto sanitario. Una parte importante è stata, che riguarda noi, è il problema del rapporto con le percezioni soggettive del rischio delle popolazioni, è il problema della comunicazione. Questo è il problema, fa parte delle difficoltà della comunicazione del nostro sistema e fa parte della debolezza, è una delle componenti della debolezza del sistema, perché nella nostra società i corpi intermedi sono debolissimi e quindi noi ci dobbiamo far carico anche di questa estrema debolezza e della difficoltà di comunicare i dati. Che per esempio, se voi chiedete a un cittadino di Taranto qual è la città che ha l'inquinamento atmosferico maggiore in Italia, Taranto, qual è la città in cui l'incidenza di tumori più alta è Taranto, glielo dico in giornale e televisione ogni giorno, perché non devono credere a loro e devono credere a me che seguo un approccio based evidence. Preferisco un approccio non based evidence, ma basato su altro tipo di suggestione. Quindi quando è stato, vi faccio vedere semplicemente i dati di Taranto relativi alle tendenze annuali del PM10, c'è stato negli ultimi 2 anni, ovviamente a seguito di tutto quanto si è verificato a partire dal 2012, una diminuzione marcata nella centralina, soprattutto dell'area industriale, convergendo i dati verso il dato rosso che rappresenta viceversa la città, il centro della città, le altre due centraline, quella verde e blu, rappresentano le centraline dell'area residenziale attigua, la zona industriale. Questa è una diminuzione che è rilevante dal punto di vista degli effetti sanitari, perché è così, quando c'è una riduzione di questo non può non avere un impatto, perché è evidente che c'è, essendoci un impatto positivo, c'è anche un impatto positivo della riduzione, proprio perché c'è un impatto negativo dell'incremento, e quindi è evidente che in una situazione del genere noi non siamo in grado ancora di misurare l'impatto sanitario migliore relativo a questo decremento, perché mancano i dati sanitari correnti, e questo è un altro problema riguardo all'istituzione sanitaria, perché questo chiuderebbe il cerchio. Se fossimo in grado di definire, ora siamo proprio con i colleghi del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio avviando uno studio per dare una risposta, cioè questo tipo di decremento si associa o no a un decremento delle patologie a breve latenza, essenzialmente cardiovascolari, respiratorie acute, associate agli incrementi di PM10, ragionevolmente sì. Se noi vediamo poi la diminuzione del benzopirene, qui devo fare un professore universitario, pagina 49, avete fatto un errore blu, avete scritto che il benzopirene è 2A nella classificazione di ARC, è 1 dal 2012, è in classe, è sicuramente cancerogeno nell'uomo sulla base della straripante evidenza sia sugli animali esperimenti sia epidemiologica e soprattutto sui dati, come si dice, meccanistici, cioè sulle caratteristiche del meccanismo d'azione cancerogeno del benzopirene, è classificato in classe 1. Questo è il motivo per cui siamo piuttosto preoccupati. La diminuzione fortissima del benzopirene che si è determinata nella città di Taranto, in particolare nel quartiere Tamburi, è legata a una serie di misure, ma in primis alla diminuzione delle emissioni. Quando la maggior parte delle cuocherie sono chiuse, è evidente che riducendosi le emissioni, anzi è una prova controfattuale del fatto che l'incremento di benzopirene precedente era proprio causalmente correlato alla presenza di quelle emissioni e gli effetti sanitari ragionevolmente altrettanto correlati. Quindi questo tipo di però è difficile comunicarlo. Se uno dice a un cittadino di Taranto: tu ora la tua qualità dell'aria, come mostra il nostro rapporto, è assolutamente non è confrontabile con la qualità dell'aria di Torino, Bologna, Parma o Piacenza, e ti prendono per un pazzo o peggio. Ma questa è la realtà, e ovviamente il nostro impegno è che questi livelli vengano mantenuti bassi anche qualora dovesse
dovesse o dovrà esserci il revamping di quelle missioni e di quegli impianti missivi che evidentemente dovranno essere eserciti in modo tale da non determinare la situazione precedente. Quindi tutto questo è rilevante. Una cosa importante, volevo dire all'assessore, perché a livello nazionale c'è un'esperienza bellissima che, quanto riguarda il rapporto ambiente-salute tra le agenzie e le istituzioni sanitarie, riguarda proprio la capitale, riguarda Roma. Se voi consultate, voi siete romani, dovete fare ogni giorno Romaria Salute, vedete la formidabile capacità di interazione tra ARPA e il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, che forniscono per alcuni inquinanti con una capacità risolutiva dell'ordine di 100 metri per 100 metri i dati sull'esposizione, quindi a livello di isolato, di PM10 dei cittadini romani. Questa è una formidabile esperienza che dovremmo tentare di generalizzare su tutte le altre città, perché non è assolutamente banale, è frutto del know-how dei colleghi di ARPA Lazio e dei colleghi dell'epidemiologia del Lazio e della loro capacità di interagire positivamente, che è un fatto tutt'altro che marginale, data l'estrema difficoltà a far interagire le istituzioni ambientali con le istituzioni sanitarie. Detto questo, diciamo, l'auspicio è che poi si faccia un capitolo, magari con l'Istat, Stefano, per quanto riguarda la pianificazione urbana, sulle città caratterizzate da crisi industriale come Taranto, Siracusa, Terni, perché queste città che vanno incontro anche dal punto di vista demografico a un probabile effetto shrinking, a una diminuzione di popolazione, hanno bisogno di un'attenzione particolare anche rispetto alle nostre capacità di suggerire al decisore politico vie di uscita dalla criticità, che ovviamente in qualche modo devono esserci. Quindi un paragrafo specifico per queste realtà urbane critiche probabilmente può essere utile nelle prossime edizioni. Io ringrazio il Presidente, buon lavoro. Grazie, grazie.